c'è un'ilarità che veramente non mi piace. Cioè il nostro, cioè fare il presentatore, è un mestiere assai curioso. Ha capito? No, come? Cosa dice? Cioè voglio dire, sì, io per esempio non ho detto nulla e lei rideva. Perché? Perché le piaccio io, la signora, una donna estremamente intelligente. Dunque, mi spiace dover cominciare questa seconda parte del nostro spettacolo, cioè questo mio secondo intervento, che sono le cose più importanti dello spettacolo, e lei vedo che è d'accordo, con una notizia poco lieta, sì, abbastanza triste. Non abbiamo più notizie di Lorenzo Forchignoni. Lorenzo Forchignoni abitualmente era uso scrivere qualcosa, non scrive più. E dico la verità, l'abbiamo lasciato a salto di fondi. Vi ricordate che purtroppo aveva perso un pollice in un duello rusticano con un mastro d'ascia? Poi in uno shock, vedendo la vecchia moglie, ha perso la voce, afasia. Ma che vedo? Ma cosa vedo? Passa un colombo e lascia cadere. La televisione, mezzi incredibili. E lascia cadere un messaggio. E lascia cadere un messaggio. E adesso leggo io. Sono notizie di Lorenzo Forchignoni. Non sono di suo pugno, ahimè. Il Forchignoni forse non è più in grado di scrivere. Cominciamo a dubitare che il Forchignoni sia leggermente sfortunato. Mi si dice, questo è un certo Pollazzi, è un suo aiuto, un uomo volgare, che nulla somiglia al Forchignoni. Il Pollazzi, fra l'altro, si chiama Polazzi, con una Z sola. E megalomane qual è? Si fa mettere due Z nel cognome. Il Forchignoni non l'ha mai fatto, anche perché il Forchignoni è una Z, dove se la mette? Dunque, il Forchignoni, l'altra sera, dice il Pollazzi, fa un bagno nel lago di Bolsena. È notte. Il Pollazzi fa, ci facciamo un bel bagno? Il Forchignoni, da quell'uomo generoso che è sempre stato, si butta. Non si sente il tonfo. C'entra in pieno un barchino da pesca. Il Forchignoni è in una situazione tale, vi confesso, che non è in grado certamente di fare lo spettacolo. Amici, come voi sapete, Lorenzo Forchignoni, che nulla ha... No, senta, scusi. No, dove sta andando? Va a cantare. Perché? Lei conosce Ombretta Colli? Sì, ho visto molte volte in televisione. L'ha vista molte volte in televisione, lo sa che la Colli fa questa trasmissione con me, è molto brava, eccetera. Dunque, lei dove sta? Diavolo andando. Ma io veramente andavo su a cantare. Così senza avvisare, senza cominciare a cantare, eccetera. Va bene, dunque, la piccola intervista di Prammatica. Cioè questa, mi hanno voluto dire che lei è un uomo assai noioso. No, no Paolo, cosa dici? Lui non ti conosce bene, ma ti assicuro che lui è così, è molto carino. Carino proprio, non direi. Così, è moltissimo. Dunque, cioè, la signora è interessata, cioè vuol sapere, è vero che lei non è noioso? Sul serio? Non so, questo è uno spettacolo. Son voci. Io volevo chiederti una cosa, un tuo parere di me come cantante. Oh, sei gentile però. Guarda, io penso... Se non se la sente non lo dico. No, io... No, io devo dire che di Ombretta Colli io penso benino. Benino? Bene della Callas, immagino, no? Appunto perché io bene appunto penso della Callas o di Sinatra. Ragazzi, scusate, mi sto addormentando. Trovo questa presentazione di una noia abissale. A questo punto mi sono reso conto che queste presentazioni con la finta scortesia che ho inventata io, cioè lei è noioso, eccetera, mentre lui è simpaticissimo, lo conosco, eccetera, fanno parte ormai delle tipiche... Per favore, non sto parlando, non devo guardare la signora. Sta guardando una signora là. Vabbè. Dunque, è diventata una maniera televisiva. E sinceramente io penso che il modo migliore per presentare un cantante sia ancora quello di... Tromba questa, non la capisco. Trombe e... Jimmy Fontana!